Allora, questo evento fa parte di quel progetto che avevamo in mente già dalla fondazione dell'associazione, c'è il progetto Stabia Reborn che abbiamo presentato all'associazione insieme Senti con un po' l'associazione, contro più lo luce. staff tecnico sia DAP, lo scorso febbraio alla Banca Stabise. E quindi la serata di oggi fa parte del primo grande evento teatrale del nostro progetto. L'ideatore di questa fantastica serata È lui, è lui, il Anton dottore Luca. Anton Luca. Sì, vuoi dire Sì, dai, qualche facciamo. parola da com'è nata questa No, idea? l'idea è partita già un anno e mezzo fa, però insieme a tutta l'associazione. Quindi io ci tengo a ringraziare tutti i membri dell'associazione Stabia 79 AD che hanno creduto in questa idea, in questo progetto, di realizzare comunque uno spettacolo rievocativo dell'ultima notte di Plinio. Qui a Stabia, che sappiamo che l'ammiraglio della flotta romana stanziata a Capo Misino è morto proprio sulla spiaggia di Stabia durante l'eruzione del 79 d.C. E l'idea è partita proprio da quello: dare anche un senso di valorizzazione del sito archeologico di Stabia e quale serata migliore di questa per realizzare uno spettacolo rievocativo. Devo ringraziare comunque tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione. Ci sono i gruppi storici Legio 1 Audiutrix e Gruppo Storico Plontino, c'è il Caupuna che ci ha aiutato nell'organizzazione dell'evento, c'è ADAB che ha fatto da supporto tecnico all'associazione. E E soprattutto poi il soprattutto direttore Francesco Muscolino e di anche Cultura di Scala, che ci ha supportato in qualsiasi momento, e noi lo ringrazieremo sempre per la sua immensa collaborazione. gentilezza, collaborazione e disponibilità. E poi ci sono da ringraziare i teatranti, la regia di Laura Mirillo e tutti gli attori di Itinerari Storici Archeamici di Napoli e di Subeventi Pompei. Ne Che ci parlavamo hanno tempo fa, finalmente è arrivato il finalmente momento. Allora, esatto. a quanto lo spettacolo? Allora, lo spettacolo inizia per le 21 e un quarto, tra un Tra un po'. po', quindi Quindi siamo sì. pronti per iniziare. Già il fatto di poter replicare dopo la stupenda serata di Ieri sì. ieri ci riempie Vogliamo d'orgoglio. dire l'affluenza di ieri? Ieri, secondo i dati della soprintendenza, sono 750, però 850, crediamo che però siano che venuti erano anche. 900 persone. Stasera c'è una coda Ma interminabile. infatti siamo orgogliosi, E soddisfatti. soddisfatti, ma Ma soprattutto è perché per far conoscere comunque gli per scavi di valorizzare gli Stabia scavi di Stabia che hanno bisogno di avere tutta un'altra luce rispetto a soprattutto quella ai degli anni cittadini di passati. Stabia. Questa è la Castellammare che vogliamo, questa è la Esatto, sabbia che vogliamo. sarà sempre il nostro supporto, sarà soprattutto per Stabia, sempre.